Parliamo appunto di statuto, codice etico e manifesto dei valori, perché sono documenti importanti approvati dall'Assemblea Costituente Nazionale e siamo consapevoli che la fase costituente, anche con l'approvazione di questi documenti, non è terminata, ma che il processo è un processo complesso e che l'identità del PD si stia formando e che questi documenti siano un punto importante, ecco, quindi una consapevolezza maggiore sia assolutamente necessaria. Dico il codice etico, ma dico insieme lo statuto, la carta dei valori, che sono fondative, fondamentali per la vita di un partito nuovo. Due premesse faccio su questo testo. La prima è che esso rappresenta un inedito politico in un'ambizione comune, che era quella di restituire alla politica la sua credibilità e così la fiducia dei cittadini. Un progetto questo che sentivamo necessario e rispetto al quale quindi volevamo cominciare a segnare un passo diverso con riferimento allo stile e comportamenti di ciascuno dentro un'esperienza, però un legame, un'appartenenza ad un partito. Anche rispetto a questo, immaginate quanto è stato difficile elaborare la forma, il linguaggio, la struttura di un codice etico, e questo devo dire è stato anche accompagnato da discussioni non semplici nelle quali ovviamente ci si preoccupava di quanto e quale dovesse essere il carattere normativo, quanto e quale dovesse essere il carattere delle disposizioni che andavamo a scrivere, anche ai fini e di una come dire, assunzione da parte di chi si iscrive al Partito Democratico e ai fini anche di un'eventuale conseguente sanzione in caso di mancata osservanza delle norme. La seconda considerazione, in premessa, che voglio fare è che la commissione che ha scritto il codice etico, non so se su questo Giovanni è d'accordo, ma la sensazione che ho avuto in quanto relatrice è che ha praticato un'etica condivisa al suo interno. Pensando tra l'altro che all'interno della commissione c'erano persone di religione diversa, pensando che c'erano persone che venivano lì volontariamente da ogni parte d'Italia, persone che avevano anche livelli diversi di partecipazione alla vita politica fin lì, e quindi anche con competenze diverse, esperienze politiche diverse, e su questo c'è stata una grande capacità di ascolto reciproco di ciascuno che, intervenendo, magari ti portava anni e anni di percorso politico o ti portava l'entusiasmo di chi vedeva nel Partito Democratico l'occasione giusta per cominciare a fare politica. No, dico queste cose perché poi, come potete immaginare, questa è la mia convinzione, un codice etico vive soprattutto attraverso i gesti e i comportamenti. Cito sempre una frase che i monaci recitano, che questa, lo dicono: se i miei gesti non ti dicessero nulla, le mie parole ti ingannerebbero. Ecco, io credo che noi ingannerebbe noi stessi e la società se, scrivendo il codice etico, poi non pensassimo che ciò che è essenziale è quanto esso vive nei nostri comportamenti concreti. Anzi, qualcuno diceva: ma basta la carta dei valori, anzi molte volte c'era il rischio di confondere le competenze, cosa va nella carta dei valori, cosa va nel codice etico. Nessuno ce l'ha chiesto, ma nel momento in cui decidiamo di farlo e abbiamo deciso di farlo e di scriverlo, io credo che siamo due volte responsabili e due volte giudicabili anche dall'elettorato. Quindi l'auspicio che ripongo in queste affermazioni è che per esempio le feste del tesseramento del Partito Democratico siano anche l'occasione finalmente per approfondire questo tema. Perché questo inedito politico? Perché la scelta di darcelo? Che è inaccettabile liquidare fatti di assoluta gravità, sono considerati inaccettabili,
penso alla corruzione diffusa, al favoritismo, alla subordinazione della politica di interessi personali, a quella borghesia piccola piccola che ricordava Alberto Sordi nella raccomandazione, e anche in quel carattere alternativo di appartenenza sul quale nella commissione abbiamo discusso assai, che è l'appartenenza alla massoneria. Ecco, queste cose non si possono, come dire, liquidare per i cittadini dicendo banalmente non c'è nulla di penalmente rilevante. Ma in fondo cos'è la raccomandazione? Non è un fatto penalmente rilevante. E credo d'altra parte che questo sia giusto, non liquidare così le valutazioni sui comportamenti dei politici, perché il rischio che si corre altrimenti è quello di delegare alla magistratura il giudizio etico sulla politica. Cioè alla fine l'attesa diventa quella. Se la politica per prima non assume un'etica dei propri comportamenti, alla fine l'auspicio è che un diverso potere dello Stato svolga questa funzione. E è sbagliato, a mio parere, anche perché l'etica non si esaurisce nella legalità, lo dico anche rispetto al titolo dell'incontro che è stato scelto. Io credo che l'etica vada ben oltre, e ce lo insegna in fondo la storia del costituzionalismo moderno, che ha inteso separare il diritto dalla morale. Questo è un punto importante. E affermando in questo modo anche l'autonomia della politica, proprio in quanto capace di esprimere istanze etiche, proprio in quanto capace di avere una propria tensione morale che non si può ridurre alla conformità della legge. E quindi una tensione morale che deve articolarsi in un minimo comun denominatore etico di una comunità, che impedisca di fare ad esempio del clientelismo, del familismo amorale, dell'uso del potere e del ruolo pubblico a fini personali il metodo e la forma delle relazioni politiche. Io credo che non possiamo liquidare con la logica del così fan tutti alcune pratiche che ci sono nel nostro paese. Di voler creare una casa comune che fosse anche una casa di vetro, che poi in fondo è ciò che diceva Norberto Bobbio quando affermava che la democrazia è governo della cosa pubblica in pubblico. Un analista politico, Mills, definiva la capacità del politico di attivare circoli virtuosi. Spesso la doglianza, l'accusa, la lamentela che i cittadini rivolgono alla politica è invece quella di attivare circoli viziosi e non virtuosi, cioè di far passare come momento di riferimento una giustificazione di comportamenti sia che siano illegali o illeciti, sia che siano al limite dell'illegalità o dell'illicità, e comunque appunto, pur non essendo penalmente rilevanti, sono considerati dal sentire diffuso inaccettabili. Quindi c'è essenzialmente, io direi, una istanza di rinnovamento etico che nasce dal basso, che alcuni autori, alcuni giornalisti hanno saputo interpretare, che credo che occorre intercettare, cogliere, direi anche assumere, questo lo dico come un tema politico molto forte e molto attuale, perché altrimenti c'è una spinta dei cittadini a rifugiarsi in quella non ben definita, e devo dirvi anche personalmente da me non mai accettata, cosiddetta società civile, perché la politica non gli corrisponde più ai cittadini. E qui c'è un tema forte, ecco. Chi è che deve, col codice etico la responsabilità che sentivamo era essenzialmente questa, quella di dire beh, noi andiamo incontro a questa spinta che arriva dal basso, la assumiamo con forza e ne facciamo un segno distintivo dell'essere partito.